Abbiamo abbandonato Budva e ci stiamo dirigendo a Petrovac e sulla strada incontriamo questo punto panoramico con questa chiesetta bellissima che adesso andiamo a vedere. Ok guys, we have left Budva and we are on the way to the city of Petrovac. But here we are on the magnificent point of view over Sveti Stefan. There's this wonderful little church that we are going to see. Follow me. The weather is fantastic. The church is on the top of the hill and you can see from the main street down and come up, but come here and you will see Sveti Stefan from here. Il panorama è veramente fantastico, c'è questa chiesetta che vedete piccolina, molto carina, e sotto c'è Sveti Stefan che adesso vedrete. Caldazza totale, ma adesso facciamo un bel tuffo, siamo qui a Sveti Stefan, panorama, spettacolo. Adesso ci andiamo al mare. Siamo arrivati a Petrovac e adesso andiamo a goderci l'ultimo sole nella spiaggia di Lušice. Vediamo com'è, dai! Lušice, se la pronuncia esatta, è l'ultima spiaggia di questo viaggio. È una piccola insenatura sabbiosa e non poteva mancare l'isoletta con la chiesetta in mezzo al mare. Beh, con questo panorama. Certo ci vuole, eh. The question is, would you get married in the church behind? La spiaggia cittadina di Petrovac, collina piena di colori, oggi c'è una strana nebbia, ma il paesaggio è veramente spettacolare, guardate, con il ponticciolo qui. Una
mattinata strana oggi, c'è un po' di nebbia, ma i colori bellissimi. L'ultimo gelatino prima di andare, della ice cream. L'acqua è cristallina, la vista spettacolare. Adesso ve la faccio vedere, saliamo su in cima. Da qui già si vede la piccola chiesetta, ma noi saliamo e ci godiamo il panorama. Magari sposarsi là no, eh? Guardate che blu! If Kotor is the city of cats, Petrovac is the city of flowers and plants all around. Beautiful green, beautiful buildings, wonderful. This is the end of my trip in Montenegro. It was a great experience. So I really suggest you to come here because it's amazing. And see you the next trip.